Al centro chirurgico San Paolo di Pistoia incontriamo il dottor Francesco Malatesta, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Che tipo di intervento ha effettuato, dottore, questa mattina? Abbiamo eseguito un intervento di liposuzione con lipofilling del seno. È un intervento ora molto richiesto in alternativa alla classica mastoplastica additiva, cioè l'aumento del seno che facciamo con le protesi, che è ancora l'intervento più eseguito, però ecco, sta entrando questa nuova metodologia che è molto interessante ed è molto richiesta dalle persone. Può descriverci le particolarità nel dettaglio? Il lipofilling consiste nell'asportare del grasso in una zona del corpo con la classica tecnica della lipoaspirazione ed in questo caso l'opportunità è che nel frattempo possiamo togliere del grasso nelle zone dove ci interessa, ad esempio dalla pancia, dai fianchi o dall'esterno delle cosce. Questo grasso che nella liposuzione standard viene poi gettato viene invece raccolto sterilmente, preparato in una particolare maniera, dopodiché viene infiltrato in un secondo momento nel seno in questo caso per donare appunto al seno una tonicità, un volume e una forma che più piace che quella che viene sempre ricercata dalle donne. Quali pazienti possono sottoporsi a questo tipo di intervento? Non ci sono grandi tipi di limitazioni e controindicazioni a questo tipo di intervento. Tutti si possono sottoporre a un intervento di lipofilling e le finalità sono varie. Per esempio, nel caso dell'intervento di stamattina abbiamo utilizzato questo grasso per aumentare un seno, per dargli tono, per dargli una bella forma. Ma sia uomini che donne richiedono questo tipo di trattamento per ristrutturare per esempio il volto, i zigomi, il mento, le guance o a volte delle cicatrici magari depresse, cioè degli affossamenti della pelle. A volte possiamo utilizzarlo per esempio per correggere delle liposculture fatte in altre sedi con delle metodologie sbagliate che hanno lasciato degli avvallamenti. Perché sceglie il centro chirurgico San Paolo di Pistoia per effettuare questo genere di interventi? Qua al centro chirurgico San Paolo si lavora bene, questo non è poco, nel senso che c'è un'equipe molto affiatata dove da anni appunto facciamo i nostri interventi e l'affiatamento dell'equipe è veramente molto importante perché l'intervento scorre velocemente, tutti sanno cosa sta per fare l'altro collega prima ancora che un'azione venga fatta. Quindi l'anestesista, gli infermieri e l'equipe chirurgica viaggiano all'unisono. La clinica San Paolo è sempre all'avanguardia, vengono fatti sempre continui investimenti, quindi non manca mai niente di quello che serve, anzi c'è sempre qualcosa di più che ci permette di lavorare bene. Quali novità stanno portando e porteranno nel futuro prossimo all'interno del suo campo la ricerca e l'innovazione tecnologica? La ricerca e l'innovazione nella chirurgia plastica è sempre in continua evoluzione, ecco perché è importante sempre girare il mondo come facciamo per andare a confrontarsi con i professionisti di tutte le parti del mondo delle altre nazioni. Quindi la tecnologia va avanti dal punto di vista delle protesi soprattutto e dei materiali che devono essere sempre, oltre a dare dei bei risultati, devono essere anche sempre più sicuri e duraturi nel tempo e delle piccole innovazioni sono sempre anche dal punto di vista della tecnica chirurgica, appunto grazie al confronto e allo scambio che oggigiorno avviene sempre più frequente appunto tra i professionisti di questa materia.